Cari amici trader, buongiorno. Oggi è sabato 7 di dicembre, sono le 7:42, mezzanotte 42 d'ora in Italia. Andiamo a fare l'analisi per le candele weekly, per le commodity. Una settimana dove abbiamo visto, e lo vedete qui davanti, le performance, una grande performance del petrolio, che sia il Brent che il WTI hanno fatto un 7%. Poi abbiamo avuto il caffè a 4,12, abbiamo avuto riscaldamento 3,92, la gasolina 3,54, il recupero del copper 3,25, il gas 3,02, il palladium 2,31, il VIX 2,30, poi abbiamo avuto lo zucchero a 2,09, la soia a 2% anche lei, poi il cacao con 1,87 e la soia 1,40, il cotone 0,90. Andiamo adesso a vedere, questa sarà il nostro... nostre commodity. Questa sarà l'analisi per la settimana che va dal 9 al 13 di dicembre. Partiamo dal nostro CRB. Il CRB, vedete che questa settimana scorsa avevo detto c'era stata questa candela negativa che aveva preso il supporto. Avevo detto che solo se doveva rompere la resistenza poteva andare long. È stata rotta e adesso potrebbe andare a prendere questo 184. Ricordo ancora che qui c'è una fase molto diciamo di delicata, perché finché non rompe questo 184 non c'è la partenza del nostro CRB. Passiamo adesso alle commodity e andiamo a vedere prima di tutto, eccolo qua, il nostro come si chiama? WETT. Il WETT, vi ricordate che settimana scorsa avevo detto attenzione a questa resistenza dinamica che vi ho fatto vedere qua, eccola qui. Vedete che avevo detto che solo se avrebbe rotto il massimo poteva partire long, invece niente da fare, è ritornato al ribasso. Avevo anche fatto notare che eravamo ancora in un G1 e eravamo alla candela 28, questa è la 29esima, ed è possibile che adesso si va al ribasso. La soia invece, la soia a differenza del nostro, come si chiama, WETT, la settimana scorsa vi ricordo avevo detto attenzione c'era questa catena negativa, è andato al ribasso, vedete è andato a prendere questo minimo che ha fatto a 877 per poi recuperare, ma chiuso ancora sotto la media 50. Attenzione, questa potrebbe essere una pin bar, starei attento prima perché qui siamo alla candela del G1, attenzione, molto importante, prima di fare qualsiasi cosa, siamo alla candela 29 e qui per il momento, prima di partire il long, aspetterei. Il corn, come potete vedere, lui questa settimana niente da fare, è andato a riprendere ancora un'altra volta, seconda volta, la media 50, siamo sempre in zona... Siamo ancora in G1, un G1 che deve ancora chiudere e staremo a vedere che cosa succederà nella settimana prossima. Secondo me questa è una specie di doji, qui per me il trend rimane ancora short perché aspetto che vada a appoggiarsi, vedete che io ho messo qui un segnale, un'allerta a 372, se dovesse rompere 372 potrebbe andare a riprendere i 350, ma adesso stiamo a vedere, non facciamo niente per il momento, è inutile entrare a mercato adesso, lasciamo che fa chiudere il suo ciclo, che è la cosa migliore a mio giudizio. Qui intanto metto questo che è per me, lo metto così, poi adesso andiamo a vedere il gas che questa settimana ha chiuso con una candela inside, attenzione, siamo sempre in una in G1, siamo sempre sotto la media 50, per il momento qui ho messo un alert a, come potete vedere, a 2,77, per il momento qui finché non si va a questa altezza è inutile entrare al mercato. Siamo ancora in una fase, secondo me, di short, non entrerei ancora long perché siamo in un G1 che a mio parere personale è partito. Questo potrebbe essere il mezzo ciclo e secondo me potrebbe sì ritornare a prendere la media 50, però per
fermento aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Il caffè, vedete che settimana scorsa avevo detto, se rompeva il massimo poteva dare un 125, 125 era il prossimo target che ha preso, siamo in un G2 al rialzo, qui potrebbe ancora fare una correzione, ma potrebbe continuare andare a prendere 133, che secondo me è ancora positivo. Qui suggerisco di andare a controllare l'entrata in H4, però il trend rimane sempre long. Il gold, attenzione il gold, come potete vedere voi stessi, il gold non ha rotto il minimo del 12 novembre, ma ha rotto il massimo del mese che era stato fatto a novembre. Vedete che questo massimo è stato rotto, ha fatto un nuovo massimo di dicembre e attenzione perché qui abbiamo questa pin bar, attenzione il trend a mio giudizio personale per il momento. Siamo ancora in una fase, cioè, se dovesse rompere questo 1441 potrebbe volare e andare a prendere 1401. Per me è una fase delicata, starei attento prima di entrare a mercato. Il nostro copper, il copper fantastico, vedete che il copper G1 che è partito qua, aspettate, G3, G4, G1 che era partito, siamo in un G2, vedete che qui il G2, e io pensavo che andava a prendere questo minimo, invece niente da fare, siamo in un trend per aumento, vedete, ancora al rialzo, vedete che ha rotto questa resistenza che era la cosa importante, vedete che qua c'era quella pin bar che ingannava, vedete che è ripartito, che potrebbe andare a prendere adesso la media 200, qui facciamo così per essere più sicuri. Moniterei questo media 200 che c'è una forte resistenza che metterei qui, vedete qui c'è questa forte resistenza a 2,79. Starei attento prima di entrare a mercato sul nostro copper, suggerisco di andare a vedere prima di tutto in H4 che ci potrebbe dare delle informazioni. Non entrerei a mercato al momento, solo se dovesse rompere come si chiama, i 2,79, e allora potremmo parlare di un long che potrebbe andare a 3. Vedete, siamo anche nella stagionalità al rialzo e questo potrebbe essere la partenza. Staremo a vedere. Il petrolio che eccoli qua. Vedete, andato a prendere questo 59, io avevo messo qua un segnale, l'avevo messo qui a 59,94, un alert e l'avevo messo anche un alert a 54,10. Per il momento vedete che sta andando a prendere, attenzione qua siamo in un G2, se dovesse rompere questo 60, allora si potrebbe, l'ha rotto, si potrebbe parlare di long e potrebbe andare a prendere adesso i 63 dollari. Io qua suggerisco per il momento di aspettare sul petrolio perché ci potrebbe, per me, siamo sì in un G2, lascerei che chiudesse il G2 prima di entrare a mercato. Non entrerei adesso a mercato perché per me c'è tanta ancora incertezza. Vedete, è vero che potrebbe rompere questo 59,94 e potrebbe andare a prendere, come posso dirvi, potrebbe andare a prendere il nostro, come si chiama? Potrebbe andare a prendere questo 67 dollari, però prima metterei 63 dollari come prossimo target. Per il momento starei attento prima di entrare a mercato sul nostro petrolio. Comunque trend di fondo rimane long, perché adesso ha rotto, vedete che siamo rotto alla 50, ha rotto anche la 200 e potrebbe continuare. Poi il nostro cotone, il cotone che è G1, siamo sempre sotto la media 50, non ha rotto ancora questi 68 che secondo me sono molto importanti, se rompe i 68 potrebbe continuare, è un G1 al rialzo, vedete però vedete che fa fatica anche se il trend rimane ancora di fondo, ancora short, sul cacao, aspetterei prima di entrare a mercato. Il cotone, scusate, il cacao invece, cacao che questa settimana ha recuperato, vedete, ha recuperato
quello che aveva fatto nella settimana scorsa. Siamo in un G4, qui anche qui, a mio parere personale, la lascerei chiudere, non entrerei in questo momento long, e anzi aspetterei che chiuda il mio G4 prima di entrare a mercato. Secondo il mio punto di vista, non ci sono le condizioni di entrare adesso a mercato. Aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Poi, se vedete qui, vedete che questo G4 siamo alla candela, numero, come si chiama? Vedete qui, siamo alla 15, potrebbe ancora salire, però per il momento non mi fido di entrare ora a mercato sul cacao. C'è ancora incertezza. Poi lo zucchero, vedete? Lo zucchero, vedete, è andato a prendere pian pianino, siamo in un G2, vedete, ha recuperato, vedete, recuperato, vedete che sta salendo piano pianino, potrebbe andare a prendere 14, io finché non mi rompe questi 14 starei attento, siamo in una fase di lateralità, vedete che qui è sempre stato in tra questi 13 e 11, qui per il momento aspetterei prima di entrare a mercato. Il Lumber, lui invece ha fatto una candela, una pin bar. Siamo sempre in un G2, lascerei chiudere il G2. Per il momento è andato a prendere questo 413. Per il momento, trend per me è ancora al rialzo. Vedete se siamo in un long, però siamo anche in una fase di lateralità perché vedete che qui non è che si è mosso tanto negli ultimi tempi. Il nostro Platinum, che lui per il momento rimane sempre. Vedete, incerto, ci sono delle candele che non dicono più di tanto. Vedete che, a mio parere personale, qui suggerisco di aspettare, di non fare niente, è inutile entrare a mercato ora perché, a mio giudizio personale, non ci sono le condizioni di entrata. Siamo ancora sopra la media 50, trend è un G2, per il momento qui. Non ho nessun segnale, non ho, secondo me, per me dovrebbe chiudere questo G2 perché se guardo il numero delle candele, il conto il numero delle candele, siamo adesso alla 27ª. Se dovesse rompere gli 875 potrebbe crollare, staremo a vedere che cosa succede. È da monitorare chi vuole fare lo short, per me adesso deve chiudere il ciclo e ci può stare lo short. Per chi vuole entrare, oppure aspettare la chiusura del nostro, come si chiama, del nostro ciclo per fare il G3. Continuiamo la nostra carrellata. Il Platinum, adesso andiamo a vedere il Platinum. Il Platinum, lui, vedete, rotto, siamo nella terra di nessuno, è inutile entrare al rialzo, qui non abbiamo, aspetterei prima di fare qualsiasi, siamo ancora in un trend long. Inutile aprire posizioni. Poi andiamo a vedere qui il nostro, scusate, Len Ong, la carne di maiale. Vediamo com'è la situazione sulla carne di maiale. Sulla carne di maiale vedete che è un'altra candela negativa, vedete, e qui c'è tanta, come si dice, non ci sono modi per poter entrare anche qui. Siamo in un G3 che dovrà chiudere. Secondo me qui adesso si parla solo di, come possiamo dire, solo di short. È inutile entrare no, per il momento anche siamo sotto la media 50, non ci sono, siamo più in un G3. Qui aspetterei prima di aprire qualsiasi condizione. Poi andiamo a vedere il BNO. BNO, vedete, del petrolio, vediamo cosa ci dice il BNO. BNO che lui al rialzo, vedete, ci sta disegnando il rialzo, anche qui il Williams ci segna il nostro long, anche qui vedete ha rotto, siamo proprio sulla resistenza, se rompe il massimo potrebbe andare a 20 e 92 e poi continuare la sua carrellata al rialzo, probabilmente qui al rialzo come petrolio, staremo a vedere. Poi terminiamo con il nostro ratio, eccolo qua, il ratio del gold,
gold ratio e vedete che il gold, l'argento è stato più forte del gold questa settimana, il gold che è crollato un'altra volta. Attenzione, per il momento qui si parla solo di short, inutile entrare a mercato sul gold, starei attento perché qui il ratio ci sta indicando ancora short. Se mettiamo qui il nostro, voglio mettere qui dalla ripartenza, voglio fare questa ripartenza che è stata fatta qui, una e quest'altra che dovrebbe essere la ripartenza di questo ciclo qua che è qui. Vedete, sappiamo dove siamo, eccolo qua, e qui se contiamo le candele, vedete che siamo alla 27esima, si può parlare solo di short. Qui prossimo target che potrebbe essere il ratio, l'argento potrebbe essere più forte, potrebbe essere qua a 15,88. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti un buon weekend, a voi e alle vostre famiglie. Ciao a tutti.